E poi venne il mattino. Insieme andammo su e giù per quelle viuzze, anguste salite, discese, ma che importava? Un intero paese era dietro di te. Soffia, musicante, nel tuo strumento. Uscirono note di gioia e di riflessione, scandendo il momento della vita. Grazie, musicante, che con il tuo zingarare porti con te ricordi e tradizioni. Non smettere, suona, suona. Ciao a tutti, ci troviamo sul litorale ionico calabrese dove mare, sole e verde catturano il visitatore con profumi e colori unici. Ed è presso questi lidi che si arrampica Pietra Paola, accogliente e sonnacchiosa allo stesso tempo, che si risveglia dal suo torpore per ospitare 3 giorni di grande festa dedicata al ventennale dell'associazione bandistica Nicola Gorgoglione. Perché festeggiare un ventennale? Perché innanzitutto è un traguardo meritevole, dopo 20 anni di musica attraverso i vari paesi, le regioni, alcune città all'estero, all'isola d'Elba soprattutto, è abbastanza significativo ed è un piacere poterlo far conoscere e sapere anche ad altri di altre città e di altri paesi. Parlare dell'associazione bandistica Nicola Gorgoglione è un po' parlare della nostra famiglia, in quanto il fondatore era Nicola Gorgoglione, un fratello di mio padre. Tutti noi della famiglia abbiamo un figlio all'interno dell'associazione bandistica. Nel nostro DNA abbiamo le note musicali, abbiamo la musica. L'abbiamo fatto in 3 giorni, 3 giorni perché dovevano essere caratterizzati soprattutto dalla collaborazione, dalla partecipazione dei componenti della città di Pietra Paola. Devo ringraziare il nostro mattatore, il Werner, che è stato il presentatore di tutte e tre le serate, il coro polifonico di Pietra Paola. E poi un altro grazie, secondo me, andrebbe dato al nostro maestro Vincenzo Romano, che in 3-4 giorni ha messo su un programma di tutto rispetto. E se pensiamo ai tempi così ristretti, mettere insieme 35-40 persone a suonare non era compito semplice. Perciò sicuramente va da lui il mio più sincero ringraziamento e di stima e di affetto. La prima sera si è composta con la messa, abbiamo iniziato con la Santissima Messa, come d'altra parte non poteva essere altrimenti, poiché fu fatto 20 anni fa nello stesso modo. Alla sera abbiamo avuto il balletto sempre di Pietra Paola con Salvo e Andrea, che hanno diretto e hanno messo davanti le loro coreografie. Sono ragazzi e ragazze della città di Pietra Paola che hanno fatto veramente il massimo dello sforzo perché ciò sia in qualche modo riuscito nel migliore dei modi. In un mercato persiano, di che lei dirige il maestro Vincenzo Romano. Thank you.
conoscere da tanto tempo, so che qua è Giovanni Greco, un compositore, ha scritto la marcia sinfonica intitolata Sara, che era dedicata a mia figlia. Ed è proprio Sara allora a questo punto a consegnare questa meravigliosa targa nel quale sono incise le note di Amici Veri con la lettera del musicante scritta da Vincenzo Borgognoni. Allora, giri, ritira, fotografia e tutto quanto il resto nella maniera più canonica di questi momenti. Sta venendo, era così che lo immaginavo. Sì, era così, infatti con tantissima gente in una bellissima piazza e abbiamo avuto l'onore di essere i primi a inaugurarla, perciò grazie al nostro sindaco di Pietrapaolo, con tanta luce, tante piante, bello, veramente bello. Tanta gente ci ascolta e ci segue, perciò diciamo, il nostro sforzo è stato ampiamente ricompenso. Vi lascio con le note conclusive di quello che è diventato l'inno all'amicizia, questo componimento che ci piace molto, ci piacerà ancora di più ascoltarlo in finale, che si chiama Amici Veri. Buonanotte, al prossimo festeggiamento.